partita da dentro o fuori, in finale si è posto solo per una delle due. Si respira un'atmosfera fantastica, come vedete sulle tribune, con i tifosi subito caldi per l'emozione di questo match. Pierluigi Pardo e Lelio Dani prontissimi per il commento. UEFA Champions League che entra nel vivo con l'andata delle semifinali. Match che promette gol e spettacolo. Mentre le finali sono da vincere, le semifinali sono da giocare. Il pronostico della vigilia indica gli ospiti come grandi favoriti. Vedremo se sarà confermato e se la cosa metterà pressione ai giocatori o se rappresenta uno stimolo per dare il 110%. E questa gara d'andata ci fornirà già indicazioni importanti in questo senso. A disposizione un nuovo corner. Sceglie di battere corto. Attento a qui il portiere che dice di no. Ecco la formazione titolare dei Colchoneros. Oblak a guardia della porta. Marcos Llorente insieme a Carrasco come esterni alti. E due punte a cui è affidato il compito di finalizzare la manovra. Bravissimo Buffon, dice di no. È certamente fra i protagonisti del match, sa di avere i riflettori puntati addosso, ce la metterà tutta per dimostrarsi all'altezza. È un finalizzatore nato, Pier. Il gol è parte del suo DNA. Basta concedergli un metro e ti punisce, perché l'istinto lo porta a trovare sempre la posizione migliore per battere a rete. Llorente. De Paul. Pallone per João Félix. Tiro rimpallato. L'arbitro non interviene, c'è il vantaggio per l'Atletico. Condobbia. Tornano in possesso di palla. Prosegue nella sua corsa. Bene qui l'estremo difensore, blocca il tiro. Passaggio intercettato. Elude l'intervento dell'avversario. Fa su il pallone, fa ripartire l'azione. Occhio all'avanzata. Tornano in possesso palla grazie a un ottimo lavoro difensivo. Perdono nuovamente palla. C'è la norma del vantaggio per l'Atletico. Carrasco. Palla recuperata dagli avversari. Bianchi. Ci sono metri per andare. Fanno girare il pallone molto bene. Conclusione murata. Quando ha visto che non c'era il vantaggio, che non si concretizzava, è arrivata correttamente l'assegnazione del calcio di punizione. Ammonito qui l'autore del fallo. Deve stare attento ora se vuole finire la partita. Paul Pogba. L'arbitro non interviene, c'è il vantaggio per l'Atletico. Grande parata, che riflesso! Sceglie subito il compagno. Pallone scodellato. Nulla di particolarmente rilevante. Possibilità di contropiede. Buono qui il recupero da parte della difesa. C'è spazio per andare. L'arbitro assegna il fallo laterale. Carrasco. De Paul.
l'arbitro concede la punizione, la posizione favorevole, non mi sorprenderei se ci fosse il cartellino. L'arbitro non ha dubbi, sarà giallo Florenzi. Cross sul palo più lontano, si fa portare via il pallone. L'arbitro fischia, manda le squadre al riposo dopo i primi. Secondo tempo della semifinale d'andata di UEFA Champions League che è appena iniziato. Parità assoluta, cercano continuamente il tiki-taka. C'è l'offside, interviene l'arbitro che ferma il gioco. Forse poteva ritardare un attimo il passaggio qui per cercare di evitare il fuorigioco. Tapsoba. La gira su Carrasco. Ecco João Félix. Possono passare in vantaggio. Buon intervento di Buffon. Difficile batterlo con tiri del genere. EATV, la casa del grande calcio, che continua con un match davvero imperdibile. Vi piace il calcio? Volete vedere giocate spettacolari? Lascia partire il tiro. Oblak, che istinto da pochi passi. Il riflesso di Oblak. Hanno l'occasione della bandierina per mettere la freccia. Il pubblico ci crede e continua a incitare la loro squadra. Facile qui la parata del portiere sulla conclusione da fuori. Tapsoba. Ha ricevuto De Paul. C'è la norma del vantaggio per l'Atletico. Ferreira Carrasco. Ha ricevuto De Paul. Passaggio che raggiunge la destinazione, intercettato. Partono in contropiede. Hanno la chance per portarsi avanti. 1-0, hanno trovato il primo gol del match. Può essere importante anche dal punto di vista psicologico in questa semifinale. E qui possiamo rivedere la scena del gol. Una ripartenza da manuale. Una volta tu per tu col portiere non ha avuto problemi di infilarlo con una conclusione d'interno. Qui possiamo apprezzarla appieno. Ricomincia la gara con l'Atletico sotto di una rete fino a quest'ora. Supera l'avversario. Decisivo qui in copertura, interviene e sventa il pericolo. Cerca il corridoio. Palla respinta dal difensore. Possono prendere in contropiede la difesa. Difesa che recupera bene qui e blocca il contropiede. Posizione di fuori gioco al limite. Attento qui l'assistente. Ci sono due novità nell'Atletico Madrid. Sala riceve sostegno, non può sbagliare da lì. Grande intervento del portiere, la mette in area, la allontana, prosegue spedito ancora. Ottima lettura difensiva. Pallone interessante. Guidi! Conclusione elegante, ma alta. Sostituzione per i colchoneros. Bellini. Buona rete di passaggi. La perdono. Cross che viene intercettato. ...600 secondi da giocare ancora... ...possono colpire di rimessa... ...c'è la norma del vantaggio per l'Atletico... ...De Paul... ...partita agli sgoccioli, può essere una delle ultime occasioni... ...entrata decisa...
Sadio Mané. Attenzione perché è solo. Grande intervento in tuffo del portiere. Sostituzione in casa Atletico. Cross verso il centro dell'area. Il rinvio. Palla buttata via, l'ha letta bene il difensore. L'arbitro concede 2 minuti di recupero. Può andare in porta qui. Oblak, palla ancora in gioco. E c'è il gol! Gol sulla respinta del portiere. Il replay ci mostra l'azione del gol. Ha raccolto la respinta del portiere e l'ha messa dentro. Io non credo che l'estremo difensore abbia particolari colpi. Match che finisce qui, padroni di casa che hanno sfruttato al meglio il fattore campo, hanno messo la freccia dopo la gara d'andata. Hanno fatto un passo avanti verso la finale, anche se siamo solo alla prima partita e mancano altri 90 minuti.